E nel quinto giorno si parte da Union Creek e si arriva alle Pent Hills, dove si dormirà in macchina attendendo, passando la notte a vedere le stelle, attendendo l'eclissi della mattina dopo. Per questa giornata abbastanza intensa si prevede un giro abbastanza rapido per poter arrivare in zona eclisse con luce del giorno ancora avanzata. È un giro tutto immerso nei laghi, si passa infatti attraverso questa zona di laghi, si passa qua all'interno, lungo questa strada. Si attraversa questa zona che è piena di laghi e si arriva a nord a incontrare forse il lago più bello di tutta la zona, che è lo Sparks Lake. Questo è un lago molto bello in cui si riflette anche il Monte Bachelor, che è la principale stazione di sci di tutto l'Oregon. Vicino allo Spark Lake, se il tempo lo consente, si potrebbe andare a visitare le Proxy Falls, delle cascate, anche queste molto belle, sono queste per la precisione, e altrimenti si proseguirà per Bend. Bend è una città nel deserto, attraversata dal fiume Deschutes, che è l'unica fonte vera di quest'area desertica dell'Oregon. E se arriviamo a Bend per l'ora di pranzo, la guida consiglia delle simpatiche microbrasserie lungo le sponde del fiume Deschutes. Proseguendo sul nostro cammino verso le Paint Hills, si prenderà questa strada verso nord, poi si girerà verso est e in località poco prima del paesino di Mitchell si prenderà questa strada laterale, vedo, saltala fuori per forza, eccola qua. Questa stradina laterale che ci porterà proprio nel cuore delle Paint Hills, che è quest'area qui, da dove potremo cercare una piazzola per assistere all'eclisse del giorno dopo.